Grazie Susanna Lemma, sono state 5 le scosse di terremoto nella notte in Emilia, la più forte di magnitudo 3.2. Fondamentale per conoscere la sismicità del nostro paese tenere sotto controllo il dissesto idrogeologico. E a questo scopo pochi giorni fa è stata presentata la nuova carta geologica dell'Italia, che però copre soltanto il 40-45% del territorio. Servirebbero altri 200 milioni di euro per aggiornarlo tutto. Ne parliamo con due ospiti questa mattina. Bernardo De Bernardinis, presidente dell'ISPRA. Buongiorno De Bernardini, sei in linea? Buongiorno a voi, buongiorno. E anche abbiamo anche in collegamento Gianvito Graziano, presidente dell'Ordine Nazionale dei Geologi. Buongiorno. Allora, io partirei subito con De Bernardini chiedendogli innanzitutto perché questo investimento sulla carta geologica è così importante. Ah, importantissimo. Prima di tutto mi ha presentato l'incompletezza della carta geologica d'Italia 50.000, cioè nel senso era una denuncia rispetto appunto a uno strumento che è fondamentale per conoscere le strutture geologiche che si leggono e si riescono a indurre anche con altri metodi dalla superficie. È importante perché, come l'hai detto all'inizio, è uno dei evidenti, nel senso conoscere la struttura geologica vuol dire conoscere anche la suscettibilità, arrivare a conoscere anche meglio la suscettibilità, la franosità, conoscere dinamiche del sistema idrogeologico sotterraneo, quindi delle acque sotterranee, quindi le loro capacità di ricambio, ma serve anche a capire se e come riusciamo a realizzare un'infrastruttura, quindi anche soprattutto in questo momento in cui noi parliamo di crescita, dobbiamo parlare sostanzialmente di sviluppo, è importantissimo conoscere quello che ci sta sotto i piedi e non soltanto nei primi centimetri, ma ben più che i primi centimetri per poter capire se il nostro sviluppo è compatibile, diciamo, con ciò che la natura ci mette a disposizione. Il nostro territorio è estremamente difficile da questo punto di vista, io non userei il termine fragile, nel senso che appunto anche geologicamente è un territorio in complesso, complesso. Professor Bernardinis, blocchiamo un attimo e chiediamo anche a Graziano di rimanere in linea, perché noi tra poco dobbiamo dare la linea a Onda Verde, ritorniamo con voi tra qualche minuto, ma lascio gli ascoltatori con questo elemento. Pensate che di carte geologiche parlava il ministro delle finanze Quintino Sella, parliamo di 150 anni fa, fece delle battaglie per cercare di mappare geologicamente il terreno. Parliamo di Quintino Sella, 1861, e attualmente abbiamo a disposizione appena 225 fogli geologici che, come diceva la collega Malaguti, coprono appena il 40% di un territorio complesso, come dice De Bernardinis. Ma ne parleremo tra poco, sì, perché adesso diamo la linea. Cercheremo di capire anche con i nostri ospiti, oltre a mappare, che cosa si può fare poi una volta mappato. Comunque noi ritorniamo con loro tra qualche minuto, se hanno la pazienza di aspettarci. A tra poco.